Buon pomeriggio amici dell'ascolto, siete collegati con la palestra comunale di Cassano Irpino per la seconda giornata del campionato pallavolo femminile serie B1 girone D. L'H Montella affronta la Tremestieri, Orizzonte Tremestieri. Obbligo per le ragazze di Matarazzo riscattare la sconfitta del primo turno subita in casa del Cutrofiano e cominciare a far punti per muovere la classifica. Le formazioni iniziali: Altomonte opposta a Mauriello nelle fila di Montella, centrali Labate Episcopo, sulle bande Bocce e Costadinova, che è in campo nonostante un piccolo problema che ha subito durante la fase di riscaldamento. Da parte opposta c'è Camarda opposta a Liguori e poi Vinci Guerra, Oliva, Salomone, ce la ricordiamo dalla scorsa stagione, e Avenia. Allenatore signor Corrado Scavino, allenatore dell'H Montella, lo avete visto anche in settimana da noi a tiebreak. Tosco Alberto Matarazzo, si comincia con le ospiti in battuta. Vai Orizzonte! Vale. L'attacco buono della Costadinova, tenuto, ci prova l'Orizzonte. La palla è stavolta per l'Episcopo, tocca l'Asticella, allora il primo punto è del Tremestieri, tocca l'Asticella l'attacco di Anna Silvia Episcopo. E allora punto numero uno per le ospiti, che sono ancora in battuta con Alessandra Camarda. Venuta la boccia, l'attacco dell'Episcopo, adesso l'Episcopo in ruolo di alzatrice, la Costadinova tenuta. Episcopo, Altomonte, si va dalla Costadinova che non può attaccare ma mette palla a terra. Punto numero uno anche per Montella. Non ha potuto attaccare con forza ma è stata lo stesso incisiva Adriana Costadinova. Si va in battuta per Montella con Margaret Altomonte. L'avete vista in settimana nella puntata di tiebreak. Attenzione! È fuori, palla fuori, attacco fuori da parte di Roberta Liguori, allora 2-1 per Montella. Mi mette il naso avanti Montella, Tremestieri che ha vinto alla prima, 3 punti in classifica. Ancora Altomonte in battuta, una buona battuta la sua che viene tenuta e c'è l'attacco toccato a muro da Adriana Costadinova, ma la palla termina giù, 2 pari. Un avvio di partita sul filo dell'equilibrio. Pamela Salomone in battuta, palla che termina out, punto per Montella. In battuta per Montella ci va Adriana Costadinova, vediamo la bulgara al suo primo servizio casalingo in campionato. Buona battuta la sua. Muro out, 3-3. Buon attacco quello di Roberta Liguori. Battuta di Giorgia Avenia in attacco, si va da Maria Boccia, tenuta. Attenzione, attenzione, c'è un infortunio in campo. C'è un infortunio in campo, credo che abbia preso la palla sul volto o è caduta male, vediamo. Attenzione, il ginocchio, attenzione. È un brutto infortunio, ci sembra. Il silenzio della palestra di Cassano, brutto infortunio per la giocatrice del Tremestieri. Speriamo che ovviamente non sia nulla di grave, ma ci sembra essere caduta male, sembra un problema al ginocchio destro. È davvero surreale il silenzio, tutti preoccupati per
Vinciguerra. È Chiara Vinciguerra che è rimasta a terra. Attenzione, stanno arrivando anche i ragazzi della Misericordia. Eh sì, è il ginocchio, è il ginocchio. Fortunio al ginocchio per la Vinciguerra. Allora, dopo un momento iniziale di apprensione, vediamo che si ristabilisce un... Ancora a terra la Vinciguerra, stanno provando a muoverle la gamba, il medico, i due medici, perché credo ci sia, c'è anche quello di Montella. E fortunatamente non sembra gravissimo, speriamo bene per la povera Vinciguerra. Sicuramente non sarà in grado di continuare il match, ma speriamo davvero possa ristabilirsi al più presto. È ancora a terra. Abbiamo a fianco a noi Giuseppe Petriello, che è fisioterapista dell'H Montella. Giuseppe, una brutta caduta, abbiamo visto la Vinciguerra disperarsi a terra, sembra una distorsione del ginocchio, ci dicevi? Sì, distorsione di ginocchio, bisogna vedere i legamenti, l'interessamento dei legamenti o dei menischi, quindi mi sa, la vedremo in campo fra non meno di un mese. Sicuramente. Quindi un infortunio, ma ha messo male, diciamo che è raro vedere un infortunio su un campo di pallavolo. Frequente, ginocchia frequente, capitano almeno una decina di infortuni all'anno di questo tipo alle ragazze. E l'anno scorso lo abbiamo visto anche? Torchia l'anno scorso, con Caserta, sempre in casa. Fuori casa si fece male il ginocchio, stessa cosa, è ritornata in campo dopo 3 mesi. In questo caso da che cosa può dipendere? Può influire in qualche modo il riscaldamento iniziale? No, sono contatti, atterro male, salto male, atterro male, il compagno a fianco mi dà fastidio sul piede, quindi può capitare, infortunio molto frequente nelle giocatrici di pallavolo. Infortunio frequente, ovviamente match sospeso, e noi lanciamo un po' di pubblicità, rientreremo in campo ovviamente alla ripresa della partita. Aziende Devizia, forniamo soluzioni pratiche e innovative per imballare e spedire i vostri prodotti. Unico scatolificio nella provincia di Avellino, con esperienza ultra ventennale in grado di fornire qualsiasi soluzione relativa agli imballaggi. Produciamo scatole di cartone personalizzate o neutre di qualsiasi dimensione per tutti i settori. Da noi troverete i migliori materiali per l'imballaggio. Ed inoltre noleggiamo auto gru per spostamenti, sollevamenti e montaggi da 15 a 50 tonnellate di portata. Aziende Devizia, tutta la nostra esperienza a disposizione dei clienti, con forniture e servizi puntuali ed efficienti. Aziende Devizia, Montefusco, Avellino, 0825 96 40 35, info@devizia.it. E rientriamo con l'applauso della palestra comunale di Cassano per la povera Chiara Vinciguerra, rimasta infortunata molto probabilmente sicuramente al ginocchio destro, avete sentito anche dalle parole di Giuseppe Petriello, e difficilmente, quindi io volevo augurarmi che fosse meno grave di quel che sembrava, invece non è così, e la vedremo in campo tra qualche tempo Chiara Vinciguerra, sfortunata dopo neanche pochi minuti dall'inizio della gara. La vediamo accomodata in panchina, tra un po', appena le squadre rientreranno in campo, il nostro Matteo Piscopo vi mostrerà anche la povera Chiara Vinciguerra in panchina. Adesso è ancora attorniata dalle compagne che cercano di confortarla.
Brutto infortunio per Chiara Vinciguerra. Ecco, seduta in panca. Adesso provano a farsi coraggio le ragazze del Tremestieri, si riparte ovviamente dalla battuta, si ricomincia l'azione che ha portato all'infortunio della Vinciguerra. In battuta c'è la numero 4, Giorgia Venia. Vediamo chi è entrato sul terreno di gioco, la numero 9, Ilenia Morfino al posto della Vinciguerra. Si riparte dalla battuta. Si riparte dalla battuta, vediamo qui anche l'apprensione ovviamente dei tifosi del Tremestieri. Si riparte dalla battuta con Giorgia Venia. Eccola qui, la battuta, si ricomincia a giocare. La ricezione non ottima della Labbate e brava poi l'Altomonte a cercare di imbeccare. La compagna, ma purtroppo la conclusione termina a rete. La ricezione della Costadino, ma si va stavolta dalla numero 5, la Maria Mauriello, che mette in campo il punto del 4 pari. Batte 4, riceve 4. In battuta c'è Anna Silvia Piscopo. Buona battuta quella di Anna Silvia, riceve male la rigori, allora rimette la testa avanti Montella, 5-4. Ricezione completamente sbagliata da Roberta Rigori. E si va ancora dalla rigori, brava Anna Silvia a cercarla, tenta l'attacco tenuto. La Labbate si trasforma in alzatrice, la Mauriello può solo riappoggiare di là. Attenzione all'attacco del Tremestieri, Murato, muro fuori però. Muro a due. Va fuori la Piscopo, dentro la Panno, numero 10 per la giovanissima libera dell'H Montella. In battuta Roberta Liguori. Tenuta proprio dalla Panno, l'Altomonte va ancora dalla Mauriello, muro fuori, bravissima Maria Mauriello a procurarsi il punto da un'alzata non certo eccezionale di Margaret Altomonte. Ha fatto quel che poteva, ha fatto toccare le avversarie a muro e far terminare la palla fuori. Proprio Maria Mauriello in battuta, una gran battuta la sua e poi c'è una buona conclusione della Camarda, 6-6. E la Morfino in battuta, Ilenia Morfino, tenuta dalla Panno, la passa Seo, va da Maria Boccia, pallonetto, errata la conclusione di Maria Boccia, 7-6 per le ospiti che vanno ancora in battuta con la Morfino. Ha tentato una conclusione piazzata la Boccia, non ha trovato il campo. Costadinova, passa Seo, va dalla Labbate, pallonetto salvato su Alessandra. E poi la conclusione, la tiene la Boccia, passa Seo di seconda, salvata. Scusate, Altomonte ovviamente. Panno, Labbate, Boccia. Attenzione all'attacco, il gran punto. Gran punto di Lucia Oliva. E si va al primo time out tecnico, le ospiti sono sul più 2, 8-6 per la Tremestieri. Noi ci fermiamo per un minuto di pausa. Edil 2E, in via nazionale. Edil 2E, termoidraulica. Ceramiche. Rubinetteria. Arredo bagno.
stufe a pellet. Edil 2E, in via Nazionale. Rientriamo sull'8 a 6 per le ospiti, ancora con Ilenia Morfino in battuta, tiene la Costadinova, brava la passa Seo e Alessandra Labate mette giù, 7 a 8, forza ragazze, bisogna recuperare subito il break, ovviamente, alzatrice titolare l'Altomonte, ancora non abbiamo preso confidenza con i nomi delle nuove. Attenzione all'attacco del Tremestieri, si salva Montella ma male. E qui un mezzo pasticcio a muro del duo Labate Altomonte. Lucia Oliva in battuta, 7 a 9. 9 per chi batte Tremestieri, 7 per chi riceve Montella. La panno. Alzata, si va dalla Costadinova e poi c'è una mezza invenzione di Giorgia Venia, 10 a 7. Ancora in battuta Lucia Oliva. Non riesce a chiudere Montella, allora può contrattaccare il Tremestieri. Altomonte, Panno, si va dalla Costadinova, che viene però tenuta. E poi c'è un gran muro di Adriana Costadinova, 8-10. E va bene così, l'H Montella prova ad arginare il tentativo di fuga delle ospiti. Si va in battuta. Con Alessandra Labate che viene tenuta e poi c'è il tentativo di attacco e brava la boccia, si va dall'Altomonte che alza per la Costadinova, un'alzata così e così dell'Altomonte. Costadinova ha fatto quel che poteva ma ha concluso fuori e allora 11-8 e bisogna registrare un po' di movimenti, scuote il capo Alberto Matarazzo in panchina. Tiene la Costadinova, l'alzata dell'Altomonte, ancora per la Costadinova che non conclude e poi riesce a mettere il 12° punto a terra. Non è partita bene Montella e c'è il time out di Alberto Matarazzo. Time out richiesto dal tecnico delle Erpine, 12-8, è andata un po' in confusione la squadra di casa, noi ci fermiamo per un attimo. Rientriamo, eccoci di ritorno dalla palestra di Cassano, 12-8 per il Tremestieri, una bella squadra questa del Tremestieri, ma Montella non è partita nel migliore dei modi, ci sono delle problematiche da superare in questo avvio. Termina out la battuta, va bene così, ci prendiamo anche questi errori in questa fase delicata e rientriamo in battuta con Margaret Altomonte. Lo so. 9-12. E le concedono tutta quanta la possibilità di chiudere. Non si fa certo pregare Roberta Liguori, 13-9.
3-19 in battuta alla Salomone, la Salamone. Tiene la Costadino. Altomonte ancora per Adriana, che è anche un pizzico fortunata stavolta. Va bene così, 10-13, ce lo prendiamo anche questo pizzico di fortuna. 10 per chi batte Montella, 13 per chi riceve, tre mestieri. Battuta proprio la Costadinova e c'è un attacco sbagliato da parte delle ospiti, 11-13. Proviamo a rosicchiare qualcosa, proviamo ad avvicinarci al tre mestieri. 11-13, ancora Adriana Costadinova, prova a trascinare le compagne con una buona battuta verso il libero avversario. Attenzione all'attacco tenuto. Andiamo dalla Mauriello, toccata a muro, prova a tenere il tre mestieri, poi non un buon attacco. Noi andiamo da Maria Boccia che riesce a metter giù. Punto numero 12, allora abbiamo ridotto il gap, siamo di nuovo a meno 1, va bene così, brave ragazze. È servito il time out chiamato da Alberto Matarazzo. Il tecnico è riuscito a scuotere le sue che sono rientrate in campo con più verbo, pizzico di grinta in più e soprattutto con un'Adriana Costadinova in battuta che sta trascinando le compagne. Ancora lei mettere una buona palla in campo avversario, attenzione all'attacco, il pallone sembra out, no, va bene così, è dentro. 14-12 ed è lei, Roberta Liguori, la giocatrice più pericolosa della squadra ospite. ...14-12 per il tre mestieri. Tiene la Costadinova, l'Altomonte, brava, va da Mauri, Mauriello che mette giù il 13-14... Ci riavviciniamo, restiamo a meno 1, palla giù di Maria Mauriello, 13-14. Anna Silvia Piscomo in battuta, ben tenuta, può attaccare il tre mestieri, muro out. La palla termina out dopo le mani di Alessandra Labbate. E dopo la battuta al solito Anna Silvia Piscopo lascia il posto in campo ad Antonellina Panno, 19 anni per lei. Battuta alla Liguori, si va ancora dalla Mauriello che mette giù il punto numero 14, brava Maria. Siamo 14-15. E in battuta per Montella c'è Maria Mauriello, ma la sua conclusione termina sulla rete. E c'è time out tecnico, 14-16, pausa per noi. Rientriamo sul 14-16, rientriamo con le ospiti, con le ospiti in vantaggio di due punti e vediamo che vorrebbero, è arrivata intanto una lettiga per portare la Vinci Guerra a fare accertamenti in ospedale, ma i dirigenti posti alle nostre spalle stanno dicendo di no.
e si ricomincia 16-14. Costadinova, brava Alessandra Labate, 15-16, a mettere giù il buon invito di Margaret Altomonte. Maria Boccia imbattuta, 15-16, rosicchiamo questo break che manca per pareggiare. Buona battuta della Boccia e c'è un gran muro adesso, un buon muro, 16-16, 16-16 e abbiamo rimesso le cose a posto almeno in questo frangente. Ancora la Boccia, una buona battuta, un po' di confusione, riesce a salvare il Tremestieri da quest'altro lato alla panno, si va da Alessandra Labate, non salvano dall'altra parte sul pallonetto della Labazza e allora 17-16, mettiamo la testa avanti e Montella prova a lanciarsi a cercare di portarsi avanti al rush finale, più uno, brava la Labazza, ancora Maria Boccia in battuta. Ancora una buona battuta la sua, stavolta tiene bene la rigori. Attenzione all'attacco, brava Antonellina Panno. L'Altomonte stavolta va dalla Costadinova, tenuta, tengono bene in difesa le ragazze siciliane. Possiamo contrattaccare, andiamo ancora dalla Costadinova che la mette giù. Adriana Costadinova, 18-16 Montella, più due. Time out con Montella avanti di due. Tecnico Corrado Scavino prova adesso a richiamare le sue, prova a richiedere un pizzico in più di concentrazione. Era avanti di due al time out tecnico la Tremestieri. Montella ha piazzato un parziale importante, un parziale di 4-0 che ha riportato le ragazze di Alberto Matarazzo sul P2, 18-16. Adesso è il momento di continuare, di stringere i denti, di chiudere questo primo parziale. Ancora con la Boccia in battuta, tenuta con qualche difficoltà, poi si prova l'attacco, brava, brava la Boccia. La Mauriello va dalla Costadinova che si inventa una cosa incredibile e quando la palla passa per le sue mani mai dare le cose per scontate, sembrava una palla da buttare di lì, buttare nell'altro campo senza grosse pretese, invece la Costadinova ci ha fatto punto. Parziale di 5-0 sulla battuta di Maria Boccia che continua e mette dentro, 20-16. Adesso arriva anche l'ace firmata dalla giovane napoletana di Dell'H Montella. 20-16, Maria Boccia in battuta. E Scavino prova a richiamare ancora le sue. Ancora una buona battuta di Maria Boccia. E c'è il punto firmato Pamela Salomone. 17-20, va bene così, un parziale di 6-0, ottimo, firmato Maria Boccia in battuta. In battuta adesso c'è Lucia Oliva, bisogna però subito riprendersi questa palla, subito cambio palla. La Oliva in battuta, tenuta dalla Panno, l'Altomonte va dalla Labazza che mette giù, 21-17, si resta sul più 4 e sono 4 i punti che separano Montella dal traguardo del primo set. Rientra in campo Anna Silvia Piscopo per Antonellina Panno, in battuta ci va Alessandra Labate. Tenuta. Attenzione all'attacco, tenuto bene dalle mani del muro. Altomonte va da Costadinova, palla out. Palla out di Adriana Costadinova, punto numero 18. Punto numero 18 per la Tremestieri. Prova a rimanere nel primo set la squadra di mister Corrado Scavino.
invece è l'Ace, valutata male la traiettoria sulla battuta di Alessandra Camarda, 19-21. Ancora una buona battuta, riusciamo a rimetterla di là con la Altomonte di seconda, teniamo questa palla, attenzione, 20-21. Attenzione, si riduce il vantaggio di Montella, 20-21, brava anche Alessandra Camarda in battuta. Tiene la boccia male, riesce a rimettere di lì l'Altomonte. La Piscopo va dalla Costadinova, murata, e poi la Mauriello non può far nulla, 21 pari, e abbiamo perso un vantaggio importante, un break di 4 punti e c'è nuovo time out, stavolta chiamato da Alberto Matarazzo. Montella si è vista rosicchiare un vantaggio importante, noi andiamo in pausa. Ristorante San Ciriaco, piatti tipici di zona, formaggi e vini locali, specialità della casa, baccalà, lunedì, mercoledì, venerdì, pesce fresco. Ristorante San Ciriaco, menù turistico 10 euro, antipasto, primo, secondo, contorno, acqua. Il ristorante San Ciriaco offre ai suoi clienti una visita guidata al santuario San Ciriaco, via Cirignano 10, Torre Le Nocelle, Avellino. Contatti 331 10 52 660. www.ristorantesanciriaco.com. Rientriamo sul 21 pari. Rientriamo ancora con Alessandra Camarda in battuta. Bisogna prenderselo questo cambio palla. Ricezione della Costadinova. Altomonte va proprio dalla Costadinova, che fammo punto, 22-21. Ci riprendiamo questa palla e manca un po' di cattiveria questa Montella, un po' di grinta in più servirebbe. Ed è forse quella mancanza di esperienza che denotava Alberto Matarazzo in trasmissione. La battuta di Margaretta Altomonte tenuta, attenzione, riusciamo a difendere bene. Altomonte va ancora dalla Costadinova che mette giù, 23-21, e ripiazziamo subito un break importante, lo striscione del traguardo si avvicina e Montella può tirare un sospiro di sollievo dopo essersi fatta recuperare 4 punti, ma c'è subito il time out anche di Corrado Scavino, 23-21, ancora pausa. Rilassati. Tini Spa. Trattamenti viso corpo, ossigenoterapia, biolifting face, touch me mani e piedi, abbronzatura spray, in smile sbiancamento denti, nail art ricostruzione, smalto semipermanente, trucco semipermanente, make up. Rilassati. Tini Spa. Via 24 maggio, Monte Emiletto, Avellino. Info 0825 963 009. E si rientra in campo sul 23-21 con Margaret Altomonte in battuta, la palleggiatrice titolare dell'H Montella. Alberto Parlotta ancora con le sue. Fischio del primo arbitro. Buona battuta dell'Altomonte tenuta. L'attacco della Liguori tenuto anche questo, si va dalla Mauriello, passa il muro ma riesce a difendere ancora la Liguori che rimette di qua, brava Costadinova, e poi si lotta a muro e c'è punto per Montella, 24-21, ha visto un'invasione il primo arbitro. C'è una protesta da parte delle giocatrici ospiti, ma noi ci presentiamo al traguardo del primo set con 3 set point da sfruttare, il primo sulla battuta di Margaret Altomonte. Sono 3 set point, il primo ce lo giochiamo su battuta di Altomonte, una buona battuta, ben difesa, può attaccare, si va dalla Liguori, attenzione, toccata a muro.
Tocco a muro, palla del 22-24, ci crede ancora il Tremestieri che va adesso in battuta con Pamela Salamone, forza, andiamo a mettere subito il punto, 20, il punto esclamativo del primo set, a chiuderlo. In battuta la Salamone, c'è la Labate, l'Altomonte va dalla Anna Silvia Piscopo che chiude fuori però, e allora 23-24, se ne va anche il secondo set ball. Ha chiuso out la sua schiacciata Anna Silvia Piscopo. La Salamone, la Labate, l'Altomonte stavolta va dalla Costadinova e fa un erroraccio alla Liguori, ci regala il primo set. 25-23, si chiude il primo parziale con Montella che mette il primo mattoncino, 1-0. Noi andiamo in pausa. Quattro maggio, Monte Miletto, Avellino. Telefono 0825 96 83 91. Edil 2E. In via Nazionale. Edil 2E. Termoidraulica. Ceramiche. Rubinetteria, arredo bagno, stufe a pellet. Edil 2E, in via Nazionale. Ci siamo, rientriamo per il secondo parziale con Montella che parte in battuta, 1-0, 25-23 sul primo set, le ragazze di Mister Matarazzo partono al servizio nel secondo. E la Labate al servizio. Venuto può attaccare, attenzione. E c'è un buon punto di seconda di Giorgia Venia, 1-0 per il Tremestieri. Il primo set si è chiuso, vi dicevo, 25-23 in 39 minuti, ma 39 minuti ovviamente considerando l'infortunio della povera Chiara Vinciguerra. Buona conclusione della Costadinova che viene tenuta. Si va dalla Liguori che mette a terra la palla del 2-0. Primo set si è chiuso con 9 punti per la Costadinova in casa Montella, 4 di Labate e Mauriello. La parte opposta 5 punti di Roberta Liguori. Battuta ancora la Avenia. Si va dalla Costadinova che ci mette un pugno per mandare la palla di là, non può fare diversamente. Poi muro out con le mani di Anna Silvia Piscopo e 3-0, parte meglio la formazione ospite anche in questo secondo parziale. Ancora Giorgia Venia in battuta. Tenuta dalla Costadinova, si va dalla Piscopo che non può chiudere. Liguori tenuta a muro, brava la Mauriello. L'Altomonte stavolta va dalla Costadinova, tenuta a muro.
Cercano ancora lei le compagne. Non chiude Adriana. Si va ancora dalla Liguori che piazza una bomba out. E allora punto numero uno per l'H Montella. Ha chiuso out Roberta Liguori. Palla out, punto numero 2 per Montella. Punto numero 2 ancora Margaret Altomonte che resta imbattuta. Per ora Alberto non ha concesso punti e minuti a nessuna parte le sette titolari. Una buona battuta anche in questo caso, è un gran muro firmato Maria Mariello e Anna Silvia Piscopo. 3-3, brave, riduciamo subito lo strappo iniziale. Ancora Margaret Altomonte imbattuta. Liguori riceve non benissimo. E allora possiamo contrattaccare. Anna Silvia cerca Adriana Costa. Di Nova! Punto numero 4 per Montella. Punto numero 4 per Montella. Abbiamo messo la testa avanti anche in questo secondo parziale. Non è riuscita a salvare la Camarda. Ancora con l'Altomonte in battuta, batte sulla Liguori, una ricezione non perfetta. E allora possiamo contrattaccare, si va dalla Mauriello che non riesce a chiudere, può riattaccare la squadra ospite, non tiene la Costa di Nova, 4-4, una buona chance questa per Montella. Imbattuta la Liguori. Grande muro out Maria Mauriello, punto numero 5. Cambio da punta. Anche Montella 5, Trenzieri 4. Imbattuta la bulgara di Montella Adriana Costadinova. Una buona battuta, la sua attenzione all'attacco tenuto da Anna Silvia. Margaret Altomonte, va da Maria Boccia che mette in campo una. E poi c'è un attacco completamente sbagliato, attenzione. Lucia Oliva ha rischiato di farsi male contro quel palo, 6-4. Tecnico Scavino prova a richiamare le sue. Una buona battuta della Costa di Nova, attenzione all'attacco, tenuto bene ancora l'Altomonte, brava Maria Boccia, tentato il pallonetto, può riattaccare la squadra ospite tenuta a muro. Andiamo ancora dalla Boccia che chiude, punto numero 7, proviamo a scavare un solco, proviamo a scappar via, 7-4 Montella con Adriana Costa di Nova in battuta. Si avvicina il primo time out tecnico. Ancora una buona battuta della Costa di Nova.
Tenuta bene, poi c'è un gran muro. Maria Mauriello 8-4. Primo time out tecnico. Montella stavolta ci arriva in vantaggio di ben 4 punti. Andiamo in pausa. Riparte ancora con Adriana Costadino, va in battuta 8-4. 8-4 per le ragazze di Tosco Alberto Matarazzo. Buona battuta della Costadino, va sempre sulla Liguori e c'è punto, invasione. Palla accompagnata da parte della numero 2 Oliva, 9-4. Ancora Costadino. Sempre sulla Liguori. E palla a terra, questa è buona. Mi interrompe il digiuno di punti, il Tremestieri, 9-5. Con una bella conclusione che termina a fil di linea. Ilenia Morfino in battuta. Batte sulla Costadinova, si va. C'è un fallo fischiato a Margaret Altomonte. Allora punto numero 6 per le ospiti. Difendiamo male in questa occasione, può contrattaccare l'orizzonte. Attenzione il pallone che rimane nel campo del Tremestieri, si continua a lottare sotto rete. Attenzione. E c'è il muro sulla conclusione della Mauriello e qui un po' di ingenuità da parte delle ragazze di Matarazzo che impreca. Punto numero 7 per il Tremestieri, ogni tanto la mancanza di esperienza si fa sentire tra le giallo-nere. Buona tiene la Costadinova. L'Altomonte va da Maria Boccia, murata e adesso si va da Maria Mariello, palla fuori. Palla out, allora 9-8. Otto a 9. Si riavvicina la squadra ospite, attenzione. Pallonetto, tenuto anche questo. E bisogna riprendersi questa palla, questo cambio palla. Deve arrivare adesso. Palla ancora out. E Maria Mariello non riesce a registrare i suoi colpi. E c'è il recupero importante delle ospiti che raggiungono il pari 9 a 9. Ancora la Tremestieri in battuta. All'out, 10 a 9 Montella, recuperiamo palla grazie ad un errore di Ilenia Morfino. Che lascia intanto il terreno di gioco per la Barbagallo, libero della squadra ospite. Battuta la Piscopo, ben tenuta e che fortunata qui.
E anche fortunata Pamela Salamone, 10-10. Rientra in campo anche la Panno, in casa Montella. Proprio lei che riceve questa battuta, si va dall'ala abate. Punto, punto. Tocco a muro, dice il secondo arbitro, il primo arbitro segna il la palla a Montella, 11-10. Tocco a muro chiamato dal secondo arbitro. E il primo arbitro decide per il punto a Montella, si va con Maria Mauriello in battuta, 11 per chi batte, 10 per chi riceve. Liguori e di seconda. E di seconda Giorgia Venia si riprende il punto. 11-11. Attenzione alla battuta, la tiene la Panno. Altomonte va da Maria Boccia. Punto per Montella, 12-11. Toccata dalla Venia che adesso la grande sportiva alza la mano per intestarsi il tocco. 12-11, rimaniamo avanti ma siamo fatti recuperare un break importante. Ancora Maria Boccia, ancora sulla Liguori e poi si lotta a muro con la Labazza che forse avrebbe potuto fare qualcosa in più. Si va di nuovo dalla Liguori che trova un punto incredibile. Dormita generale delle ragazze di Matarazzo, 12-12. 12-12. Battuta sulla Panno che riceve male, 13-12. Rimette la testa avanti la squadra ospite. Pamela Salamone. Ha trovato una recezione non perfetta di Antonellina Panno, ha trovato anche il punto numero 13. Si va ancora dalla Panno e c'è ancora l'Ace. Ancora Ace sporco delle ospiti, 14-12, provano tentativo di fuga, time out di Alberto Matarazzo, pausa per noi. Numero 13 per Montella, con le padrone di casa ora al servizio ancora con la Labazza, una buona battuta la sua, attenzione Mauriello. Altomonte, Costadinova tenuta, palla rimessa di là, tenta di metterla di seconda, riesce a difendere la squadra ospite, si va da Anna Silvia Piscopo, tenuta a muro dalla Liguori. Può riattaccare il Tremestieri, tenuta, brava Anna Silvia. Incredibile salvataggio, incredibile. Adriana Costadinova cosa ha fatto? 14-14. Qui un pizzico di ingenuità per le ospiti, ma è stata grandissima Adriana Costadinova, 14-14.
Ricusciamo con un pizzico di fortuna. Forza Alessandra. Contrattaccare Montella, attenzione allora all'attacco del Tremestieri, si va dalla Liguori, tenuta a muro, e brava la Liguori, 15-14, si poteva sicuramente sfruttare meglio questa palla, invece il Tremestieri che mette il naso avanti. Costadinova, Altomonte per Maria Mauriello, non passa il pallone, ingenuità di Maria. 16-14 per le ospiti, secondo time out tecnico, dopo il più 4 di Montella al primo, c'è il più 2 di Tremestieri al secondo, ancora pausa per noi. Ristorante San Ciriaco, piatti tipici di zona, formaggi e vini locali, specialità della casa, baccalà, lunedì, mercoledì, venerdì, pesce fresco. Ristorante San Ciriaco, menù turistico 10 euro, antipasto, primo, secondo, contorno, acqua. Il ristorante San Ciriaco offre ai suoi clienti una visita guidata al santuario San Ciriaco, via Cirignano 10, Torre Le Nocelle, Avellino. Contatti 331 10 52 660, www.ristorantesanciriaco.com. Dice 14, si riprende. Battuta tenuta. Andiamo dalla Costadinova che non sfonda. E c'è il 17° punto delle ospiti. Punto numero 17 per le ospiti. Attenzione, bisogna arginare subito. Primo cambio. Serenella Matarazzo entra per la Costadinova, la battuta tenuta dalla Boccia, non possiamo attaccare al meglio, attenzione, e c'è il muro fuori, muro fuori di Lucia Oliva, 18-14, Montella ha dato qualche segnale di difficoltà, ne ha subito approfittato il Tremestieri. Ancora la battuta, ancora la Boccia. Altomonte va a una buona conclusione di Serenella Matarazzo che rimette le cose a posto. Meno 3, forza ragazzi, ora cominciamo a rosicchiare punti. Un buon turno di battute con buon turno di battuta per l'Erpine con Margaretta Altomonte. Tenuta la battuta dell'Altomonte, andiamo a muro e non riusciamo a salvare sul pallonetto. Pallonetto di Lucia Oliva, 19-15 più 4. Si asciuga il parquet, più 4 Tremestieri, attenzione. Secondo arbitro si avvicina. È tutto ok, si può riprendere. 19-15, bisogna prendersi subito questa palla e provare a rosicchiare qualcosa. La Liguori, la Mauriello tiene bene. E un'alzataccia di Margaretta Altomonte, 20-15, adesso si fa dura. Time out di Alberto, 20-15, pausa per noi. Rilassati. Tini Spa, trattamenti viso-corpo, ossigenoterapia, biolifting face, touch me mani e piedi, abbronzatura spray, in smile sbiancamento denti, nail art ricostruzione, smalto semipermanente.
trucco semipermanente, make-up, rilassati, Tini Spa. Via 24 Maggio, Monte Emiletto, Avellino. Info 0825 963 009. E 15, ancora Adriana Costadino va in panca per Montella. Roberta Liguori in battuta. Non riusciamo a chiudere, attenzione, la palla toccata a muro, brava la Bazza. Adesso andiamo da Maria Boccia, muro, palla giù, siamo un pizzico fortunato e va bene così. Punto numero 16 per Montella. ...16-20, bisogna rosicchiare qualcosa per non vedersi sfuggire questo set. Un set che ha visto Montella anche 5 punti avanti. Serenella Matarazzo tenuta. Attenzione a questo attacco, palla out, non l'ha toccata nessuno, punto numero 17 per Montella. Lucia Oliva non ha trovato la misura del campo, allora torniamo a meno 3. Buona questa, buona palla, 18-20, l'ha vista male Liguori, si accusa dell'errore. E intanto recuperiamo un altro punticino, ora Tremestieri è lì a meno 2, brava Serenella. Subito time out da parte di mister Scavino. 18 Montella, 23 Mestieri, noi andiamo ancora in pausa. Via 24 Maggio, Monte Emiletto, Avellino. Telefono 0825 96 83 91. 18-20. Serenella Matarazzo sta provando a ricucire uno strappo importante. Montella era sotto di 5, ma buona battuta tenuta dalla Barbagallo. Attenzione all'attacco che mette palla giù. L'attacco del Tremestieri, 18-21. Attenzione, si ostacolano l'abate Serenella Matarazzo. Riesce a difendere bene il Tremestieri, ora brava la Matarazzo. Andiamo da Maria Boccia, non tocca, fortunato il Tremestieri che può rimettere palla di là. Oh, la palla ancora per Maria Boccia, riesce ancora a salvare il Tremestieri e adesso si va da Maria Mauriello che si fa murare male. Erroraccio di Maria che si fa murare. E qui forse bisognava tornare per la terza volta dalla Boccia. Altomonti ha pensato di dar palla a Maria Mariello, dietro di lei il muro. È un punto importante per l'Orizzonte che adesso va in battuta con Ilenia Morfino. ...22-18... palla out, 19-22... rientra la Barbagallo per la Morfino. Noi andiamo in battuta con Anna Silvia Piscopo, inventati qualcosa.
Buona battuta quella di Anna Silvia che viene tenuta, ma c'è un gran muro. Muro 1 di Alessandra Labbate che torna protagonista. Rientriamo a meno 2. Ancora Anna Silvia. Ancora una gran battuta e la Liguori tiene bene, si va a muro e riusciamo a murare. La palla per la Liguori che non può attaccare di forza e allora possiamo contrattaccare con Mauria Mauriello che viene però tenuta ancora a muro. E c'è il muro, brave adesso, la Bazza e Mauriello, 21-22, meno 1. Siamo ancora lì. Ci siamo ancora in questo set, proviamo a dire la nostra, forza ragazze, il rush finale. E noi siamo ancora con Anna Silvia Piscovo in battuta. Buona battuta e c'è un buon attacco del Tremestieri che si riprende la palla, 23-21, rientra Antonellina Panno in campo al posto di Anna Silvia Piscopo, 23-21. E Alberto anche in questo rush finale lascia fuori la Costadinova. Segno che Adriana qualche problemino fisico l'ha accusato. Battuta la Oliva, la Panno riceve male, ma riusciamo a tenere su questa palla, va bene così, andiamo a difendere, brave. E andiamo ad attaccare con Maria Mauriello, che viene tenuta dalla Barbagallo, proviamo a difendere ragazze. Non ce la facciamo. La palla tocca le mani di Altomonte e va giù, 24-21. Stavolta è l'Orizzonte che ha 3 set point. 24-21, ancora la Oliva in battuta, Lucia Oliva. Pure sarebbe bastato un pizzico così in più per trovarci nella situazione inversa. Montella sta pagando a caro prezzo più di qualche ingenuità. Ancora con la Oliva in battuta. Teniamo, Altomonte va da Mauria Mauriello, muro out, 22-24. E Alberto chiama in campo la Passaseo e chiama in campo anche Irene Granese, se non vedo male. Fuori Mauriello, dentro Passaseo. Fuori Altomonte, dentro Granese. Serenella Matarazzo vuole dire qualcosa a Chiara Passaseo. Eccolo qui l'altro cambio. Dentro la capitana Irene Granese. Debutto interno in campionato. Forza Chiara Passaseo. Riceve la Liguori e riesce a metterla di là, ancora incredibile come le ragazze di Matarazzo si fanno sorprendere dalla venia. 25-23 Montella il primo, 25-22 Tremestieri il secondo. Noi ci fermiamo, andiamo in pausa. Aziende Devizia. Forniamo soluzioni pratiche e innovative per imballare e spedire i vostri prodotti. Unico scatolificio nella provincia di Avellino, con esperienza ultra ventennale in grado di fornire qualsiasi soluzione relativa agli imballaggi. Produciamo scatole di cartone personalizzate o neutre di qualsiasi dimensione per tutti i settori. Da noi troverete i migliori materiali per l'imballaggio. Ed inoltre noleggiamo autogru per spostamenti, sollevamenti e montaggi da 15 a 50 tonnellate di portata.
serata. Aziende Edilizia, tutta la nostra esperienza a disposizione dei clienti, con forniture e servizi puntuali ed efficienti. Aziende Edilizia, Montefusco, Avellino, 0825 96 40 35, info@devizia.it. Edil 2E, in via Nazionale. Edil 2E, termoidraulica, ceramiche, rubinetteria, arredo bagno. Stufe a pellet. Edil 2E, in via Nazionale. Entriamo per il terzo parziale. Statistiche dopo due set dicono che miglior marcatore in casa Montella, Adriana Costadino, ma con 12 punti. Adriana che è tornata in campo al posto di Serenella Matarazzo in questo avvio di terzo set. 8 anche punti della Mauriello, 7 della Labate. La boccia riceve, si va dalla Costadino, va palla a terra, 1-0. E Adriana è il leader, si vede in campo e fuori. La parte opposta, 9 punti della Oliva, 8 della Salamone, 8 anche quelli della Liguori, 6 quella di Giorgia Venia. Si va in battuta con Margaret Altomonte. Battuta sulla Barbagallo. Attenzione alla conclusione. E un fallo da parte di Montella, punto per le ospiti, 1-1. Riscontrato un'invasione il signor, il primo arbitro, 1-1. Tienella Labate. E brava Anna Silvia Piscopo a farla passare sul muro. E punto numero 2 per Montella. In battuta la bulgara di Irpini, Adriana Costadinova. Una battuta tenuta, si va ancora dalla Liguori, Murata però può rigiocarla l'Orizzonte, poi brava la Liguori a farla passare attraverso le mani del muro 2, Piscopo Mauriello, 2-2. Con una buona battuta, ancora una buona difesa della Costadinova. Andiamo da Maria Boccia che però sbaglia, 3-2. 3-2, chiedono un tocco a muro le ragazze di Matarazzo, tocco che per l'arbitro non c'è. L'ha visto anche mister Matarazzo, che adesso protesta con l'arbitro. Chiedeva un tocco a muro Montella, l'arbitro non è stato d'accordo e allora passano in vantaggio le ospiti in questo terzo parziale. 3 per chi batte, Orizzonte, 3 Mestieri, 2 per chi riceve, H Montella. Altomonte va ancora da Maria Boccia e poi brava Maria Mauriello su una difesa imperfetta delle ospiti a mettere giù il punto del 3-3.
Buona battuta quella di Anna Silvia Piscopo, può attaccare ma c'è un buon muro. La Liguori salva una palla che forse sarebbe terminata out, poi attacca benissimo. Poi attacca benissimo, non riesce a difendere Maria Bocci, allora 4-3. 4-3. Rientra in campo la Panno. Palla out, 4-4. Giorgia Venia non trova il campo. Battuta la Mauriello. È incredibile, incredibile com'è. Su queste palle sporche l'Orizzonte delle Messieri riesca sempre a far punto. Anche qui una palla conclusa male perché l'alzata non era delle migliori. Si è fatta sorprendere la difesa di Montella. Bisogna ancora asciugare il parquet. Imbattuta Roberta Liguori, tiene bene la Panno, si va da Maria Boccia che mette giù il 5-5. Sul sostanziale equilibrio in questo terzo parziale, equilibrio anche nel conto dei set, 1-1, 25-23 il primo per Montella, 25-22 il secondo per l'Orizzonte delle Messieri. Buona battuta questa di Maria Boccia. Può riattaccare Maria Mauriello, mette un buon lungo linea, difeso però. E allora palla, muro e out. Un buon muro che termina però out. Qui anche un pizzico sfortunato a Montella, tre Messieri ancora avanti. Imbattuta Giorgia Veni. 6 per chi batte, Orizzonte delle Messieri, 5 per chi riceve H. Montella. La Panno, brava Altomonte, che però non riesce a chiudere. E allora c'è il muro, brava Le Abbazza, 6-6. Vada in battuta, contro la rete, 7-6. Dai! Oliva, la tiene l'Abate. Brava Altomonte che va dall'Episcopo che non chiude. E allora può attaccare la squadra ospite, adesso la palla per la Mauriello che tira una botta incredibile, 7-7. Proprio la nostra alzatrice Margaretta Altomonte in battuta. Forza, mettiamo il naso avanti prima del time out tecnico. E invece... ancora si ferma sulla rete la battuta dell'Altomonte, 8-7, pausa ancora per noi.
Si riparte 8-7 tre mestieri. Camarda in battuta. Costadinova. Altomonte ancora per Costadinova che non può forzare. Dall'altra parte è una bordata incredibile. Andiamo, possiamo attaccare con la Mauriello che mette palla di là, poi c'è una serie di brutti attacchi in questa fase. Riusciamo a difendere ancora con la Labazza e c'è ancora un fallo per Margaret Altomonte. 9-7. Per la prima volta un break di vantaggio in questo secondo set. Lo piazza la squadra ospite. Camarda in battuta. Costadinova, Altomonte, si va da Mauriello, che muro, palla out, 9-8. Martella Maria Mauriello. In battuta Costadinova. Barbagallo a te ancora, una volta, ancora, ancora, ancora. Incredibile, Giorgia Venia sta trovando una miniera d'oro con questi punti di seconda che cadono nel campo di Montella. Ne ha fatti almeno 5 finora. Maria Boccia che però non trova il punto. La Liguori trova le braccia della Boccia, poi va ancora lei, palla out, ma il punto toccata a muro. E allora 11-8, prova a scavare un piccolo solco la Tremestieri. Sono 3 di vantaggio adesso. Out. Punto numero 9 per Montella. Bisogna provare subito a ricucire. 9 per chi batte H Montella, 11 per chi riceve Orizzonte Tremestieri Etneo. La gran battuta di Anna Silvia Piscopo. Possiamo riattaccare, non possiamo, la mettiamo di là con Anna Silvia. Attenzione, è brava ancora Anna Silvia. Ed è brava Maria Boccia a prendersi il punto numero 10 per Montella. Ma tutto nasce da una gran battuta di Anna Silvia Piscopo. Montella, 11, tre mestieri. Ancora campo da asciugare. Recuperiamo! Ancora un'ottima battuta di Anna Silvia Piscopo. Difendono bene, ma poi c'è un gran muro. Il muro di Maria Boccia che dice 11-11. Ancora con un'ottima battuta di Anna Silvia. Attenzione all'attacco della Liguori, lo tiene sempre lei.
Andiamo da Maria Boccia, palla out, sfortunata qui. La palla si lega al nastro, cammina lungo tutto il nastro e termina out. 12-11 tre mestieri. Rientra in campo la Panno. Proprio lei che difende. Altomonte va da Mauriello che la mette giù, 12-12. Maria Mauriello. Io vi ricordo, mercoledì alle 21 su Media 3 l'appuntamento con tie break. E ancora c'è il doppio cambio che Alberto ha già fatto vedere sul finale del secondo. Passa Seo per Mauriello, Granese per Altomonte. In battuta proprio la numero 6, Chiara Passaseo. Va dalla Barbagallo. Attacco dentro all'incrocio delle righe per Roberta Liguori. 13-12 per il tre mestieri, attacco all'incrocio delle righe di Roberta Liguori che adesso si prende la palla per andare in battuta. Costadinova, passa Seo e c'è il punto. Gira la palla! 13-13. Cartellino idiota. Ammonizione per le tre mestieri. Chiedevano un fallo sull'alzata della Passaseo. Fallo che non è stato ravvisato. Maria Boccia in battuta. Ma c'è un consulto dei due arbitri. Buona Boccia. Passaseo va da Costadinova tenuta. Brava Panno. Granese mulata ma Panno tiene ancora. Passaseo va da Costadinova. Adriana Costadinova, punto numero 14 per l'H. Punto numero 14 lo firma sempre lei, la bulgara d'Irpini, Adriana Costadinova. Adesso le ragazze di Scavino provano a lamentarsi un po' dello stato del campo. Il secondo arbitro dice che va bene così. E noi siamo ancora con Maria Boccia in battuta. Ancora una buona battuta, la Barbagallo salva, attenzione però non può attaccare il tre mestieri. Sfruttiamo questa occasione, Passaseo va dalla Bate tenuta. Teniamo con Panno. Passaseo, ma ancora da Granese, palla out.
14-14, potevamo sfruttare meglio questa occasione. Attenzione al muro sulla labbate qui. Non poteva far di meglio Alessandra su questa palla alzata dalla Passaseo. E rimette la testa avanti. Andiamo dalla costa di Nova, si salva il Tremestieri che può riattaccare e mette palla a terra, 16-14. Al time out tecnico le ospiti arrivano sul più 2, noi andiamo in pausa. Ristorante San Ciriaco, piatti tipici di zona, formaggi e vini locali, specialità della casa, baccalà, lunedì, mercoledì, venerdì, pesce fresco. Ristorante San Ciriaco, menù turistico 10 euro, antipasto, primo, secondo, contorno, acqua. Il ristorante San Ciriaco offre ai suoi clienti una visita guidata al santuario San Ciriaco, via Cirignano 10, Torre Le Nocelle, Avellino. Contatti 331 10 52 660, www.ristorantesanciriaco.com. Rientriamo sul 16-14 con una palla quasi persa e poi Costadinova, sempre lei, 15-16, ci salva sempre lei Adriana Costadinova. Palla out, 16-16, sfortunata all'orizzonte, ma a noi va bene così. Recuperiamo subito questo break. Adesso stanno facendo davvero un po' di scena le ragazze del Tremestieri con questo campo bagnato. La bada in battuta, una buona battuta. E teniamolo questo attacco, brava Passaseo. Adriana Costadinova tramuta in oro tutto quel che tocca, il punto non arriva ma sicuramente riusciamo a rigiocarla. Granese la rimette di là, brava Irene, e poi c'è un muro ma si può rigiocare ancora e c'è il punto, un gran punto questo, un gran punto in lungolinea del numero 17 Camarda. Torna sul più 17, sul più 1 la squadra ospite, 17-16. L'abate, Passaseo va da Piscopo, la palla danza sulla rete, difendiamo con la boccia, Passaseo può andare da Costadinova, difesa, Granese la rimette di lì, brava, Piscopo, 17-17, la palla è dentro, nettamente dentro.
La palla era nettamente dentro, l'ha vista l'arbitro. C'era sembrata nettamente dentro la palla. E intanto è rientrata in campo Maria Mauriello. Dai ragazzi! È rientrata in campo Margaret Altomonte che va in battuta. Difesa alla grande, poi la rimette di Lilla Piscopo con un pugnetto. La palla toccata a muro, la bate brava Altomonte. Va da Maria Mauriello. La palla è dentro, la palla è dentro. Il punto delle ospiti 18 a 17. 18 a 17. La Costadino non può chiudere, attenzione a questa palla, la difendiamo. Andiamo da Maria Mauriello, 18 a 18. E ormai le ospiti protestano su ogni punto, 18 a 18, va bene così, Maria Mauriello l'ha messa giù. Buona battuta della Costadino, ma attenzione, riesce a metterla giù. Pamela Salamone, 19 a 18, ancora avanti le ospiti. Costadino va. Altomonte, palla out, brutta palla. 20 a 18. Time out, 20 a 18 più 2 per le ospiti, ancora pausa per noi. Rilassati. Tini Spa. Trattamenti viso corpo, ossigenoterapia. Biolifting Face, Touch Me Mani e Piedi, abbronzatura spray, In Smile sbiancamento denti, Nail Art ricostruzione, smalto semipermanente, trucco semipermanente, make-up. Rilassati, Tini Spa, via 24 maggio, Monte Emiletto, Avellino. Info 0825 963 009. Numero 3, un set per parte. Ancora Anna Silvia. Difendiamo questa palla. Ritorniamo da Maria Boccia. Andiamo a difenderla bene, la bate. Ancora Maria Boccia! Che cosa ha fatto Maria? Che punto! 21 a 20! 21 a 20 Montella, che gran punto per Maria Boccia. C'è time out per le ospiti, 21 a 20, pausa per noi. Well, if it's one.
Giovanni Musto, via 24 maggio, Monte Miletto, Avellino. Telefono 0825 96 83 91. Rientriamo per il rush finale del set numero 3, 21 a 20, un punto avanti le ragazze di Tosco Matarazzo. Anna Silvia Piscopo, bravissima e fortunata, 22 a 20, più 2, brava Anna Silvia. E un pizzico di fortuna ogni tanto non guasta. Punto numero 22 per Montella. Attenzione al contrattacco della Liguori, brava Boccia che riesce però solo a mettere di là, ancora Liguori, non ce la fa la Labazza a difendere, 21 a 22. Si resta però con un punticino di vantaggio che bisogna difendere con le unghie e con i denti. Giorgia Veni è imbattuta. Difende la Costa di Nova, si va dalla Boccia che prova il pallonetto, difeso. Attenzione al contrattacco, sempre della Liguori, brava Antonellina Panno. Si va dalla Costa di Nova che non chiude, la palla rientra di qua. E c'è ancora fallo, doppia di Margaretta Altomonte, 22-22, questi sono errori che non possiamo consentirci al rush finale di un set così importante. Ancora time out, 22 a 22. Ancora pausa per noi. Aziende Devizia. Forniamo soluzioni pratiche e innovative per imballare e spedire i vostri prodotti. Unico scatolificio nella provincia di Avellino, con esperienza ultra ventennale in grado di fornire qualsiasi soluzione relativa agli imballaggi. Produciamo scatole di cartone personalizzate o neutre di qualsiasi dimensione per tutti i settori. Da noi troverete i migliori materiali per l'imballaggio. Ed inoltre noleggiamo auto gru per spostamenti, sollevamenti e montaggi da 15 a 50 tonnellate di portata. Aziende Devizia, tutta la nostra esperienza a disposizione dei clienti, con forniture e servizi puntuali ed efficienti. Aziende Devizia, Montefusco, Avellino, 0825 96 40 35, info@devizia.it. Si riprende sul 22-22. Parità. Panno. Attenzione. La palla per Maria Boccia che viene salvata. E attenzione, incredibile. Incredibile cosa. È riuscito a subire Montella. Giorgia Venia l'ha messa giù. 23-22. Ancora Venia. Una buona palla, punto per Montella, Toccato, 23 a 23.
Quasi si ostacolano le giocatrici dell'Orizzonte e mettiamo giù la gran palla. Una gran palla, un gran muro. 24-23, il set point è dell'H Montella. E ancora time out per le ospiti. 24-23, ancora Mario Moriello, primo set point di questo terzo set. Barbagallo in difesa. La palla passa, la tiene la Panno, mandiamola di là. Lo fa Maria Boccia. Proviamo a difendere. Attenzione, brava. Maria col pallonetto non chiude, la palla viene di qua, ora è il momento di chiuderla. E lo facciamo, palla out, 25-23. E set per Montella, palla nettamente out, proteste incredibili delle ospiti, ma proteste, la palla è out di un metro, 25-23, set numero 2 per Montella. Edil 2E, in via nazionale. Edil 2E. Termoidraulica, ceramiche, rubinetteria, arredo bagno, stufe a pellet. Edil 2E, in via nazionale. Entriamo per il quarto set. Si parte con la boccia. E questa è buona, brava. 2-0 Montella. Ovviamente c'è il secondo punto, perché c'è stato il cartellino rosso per la squadra ospite, che vale un punto per l'H Montella. La Barbagallo difende. Si va dalla Mauriello. Teniamo a muro. Forza.
Buttiamola giù questa palla, c'è il muro ma difendiamo ancora alla grande. E la Costa di Nova non trova il punto, attenzione. E ora sì, punto numero 3 per Montella. 3-0. Io vedevo ancora i parziali dopo 3 set. Dicono 15 Muti Costadinova, 13 Mauriello, 10 Boccella Abate. Dall'altra parte 13 Liguori, 11 Oliva, 10 Salamone, 8 Giorgia Veni. E intanto in questo quarto set con Montella avanti 2-1, siamo sul 3-0. In battuta c'è Maria Boccia. E purtroppo termina sulla rete questa battuta, 3-1. Il tabellone dava segnali inquietanti, già portava il secondo punto per l'Orizzonte, invece il primo. Difende la Panno. Possiamo attaccare con la Mauriello di seconda tenuta dopo che la palla ha sfiorato il nastro e poi c'è una conclusione out. Punto numero 4 per l'H Montella. La Bazza in battuta. Difende la Barbagallo. Provano a riattaccare. Difendiamo questa palla. Si va dalla Costadino, va tenuta con un po' di fortuna. Poi possiamo ancora riattaccare. E c'è una gran difesa. Una gran difesa su Anna Silvia Piscopo qui. Forse la nostra centrale poteva fare qualcosa in più. 2 per chi batte, 4 per chi riceve, qui si poteva allungare ancora. Ma l'importante è andarsi subito a riprendere questa palla, invece Alessandra Camarda ci piazza l'ace del 4-3. Silvia muro out 5-3. Intanto ovviamente il primo segnale positivo è arrivato, perché la classifica si muove. In ogni caso comunque andrà, ovviamente noi speriamo di portarci a quota 3, ma un punto è già in cascina. Difende alla Liguori, che deve andare lei a contrattaccare, e fa una cosa meravigliosa, brava Roberta Liguori, qui fa. Da quella palla poteva ricavarne solo questo, per far punto doveva fare solo una cosa complicata come quella che ha fatto. Allora 4-5. Grande Maria Mauriello, 6-4. Per l'H. Costadino va in battuta. Liguori tiene, ancora si va ancora da lei. Palla out, 7-4, dai ragazze. Ancora Costadino. Tenuta dalla Barbagallo, lottiamo. E lottiamo sotto rete, ci facciamo ancora una volta sorprendere. Prendiamo con la Costadinova. Si va da Maria Mauriello.
difesa, attenzione, Costadinova, ancora da Maria Mauriello, poteva far forse qualcosa in meglio, può riattaccare Liguori, Muro, grande, grande Muro, 8-5, timeout tecnico, arriviamo sul più 3 con 2-7-1 per Montella e noi andiamo ancora in pausa. Anda Silvia Piscopo in battuta, noi riprendiamo dopo il primo time out tecnico di questo quarto parziale. 25-23, 22-25, 25-23, i primi tre parziali, c'è ancora da asciugare il campo. Liguori tiene, si torna da lei ancora, buona difesa della Costadinova. E Maria Boccia alla piazza, era, e anche questa arbitro, era sulla linea quasi. Era dentro, la palla era dentro. E qui è un regalo per l'Orizzonte, questa era nettamente dentro questa palla. Come quella di prima. La Panno difende. Andiamo con l'Alabate che non chiude. Ancora la Panno. Si va dalla Costadinova! 9-6. Ci pensa lei a rimettere le cose a posto, Adriana Costadinova. Mauriello in battuta. Tiene la Barbagallo, attenzione a questo attacco, bene, difendiamo. La Boccia prova a riattaccare. Teniamo ancora questa palla. Andiamo ancora da Maria Boccia, viene tenuta. E c'è un gran muro della Labazza, 10-6. Che cosa ha fatto Alessandra? 10-6, non si passa. Ha chiuso la porta in faccia all'attacco dell'Orizzonte Alessandra Labate, 10-6. Mauriello, Barbagallo difende. Palla out, 11-6. Palla fuori sull'attacco di Lucia Oliva, siamo a più 5, forza ragazze. E c'è il time out di Mister Scavino sull'11-6 più 5 per Montella, 2-1 il conto dei set, pausa per noi. Ristorante San Ciriaco, piatti tipici di zona, formaggi e vini locali, specialità della casa, baccalà, lunedì, mercoledì, venerdì, pesce fresco. Ristorante San Ciriaco, menù turistico 10 euro, antipasto, primo, secondo, contorno, acqua. Il ristorante San Ciriaco offre ai suoi clienti una visita guidata al santuario San Ciriaco, via Cirignano 10, Torre Le Nocelle, Avellino. Contatti 331 10 52 660 www.ristorantesanciriaco.com. Riprendiamo, 11 per chi batte H Montella, 6 per chi riceve Orizzonte, 3 mestieri. Mauriello in battuta. Ancora sulla Barbagallo. Attenzione all'attacco. E c'è appunto. 7-11. Ilenia Morfino in battuta.
Buona difesa di Panno. Muro sulla boccia, 8-11. Buon muro delle ospiti su Maria Boccia, punto numero 8 per le ospiti. Andiamo ragazzi! Costadinova prova a metterla di lì di seconda, ma non sorprende gli avversari. E poi è incredibile quel che combina sotto rete del Tremestieri, 12° punto per Montella. Oliva e Salamone cambiano sport sotto rete. Boccia in battuta. Difesa, attenzione, il muro della Costadinova e non riescono a far passare la palla. Adriana ha messo la sua manona per dire punto numero 13 per Montella, 13-8. Ancora la numero 4 dell'H Montella in battuta, Maria Boccia. Barbagallo difende, e c'è quasi un mezzo errore delle ospiti, è incredibile che combina. Ha avuto un... una palla che vagava sulla rete, Montella poteva far ciò che voleva, ha sciupato. La palla che valeva il 14-8, allora siamo sul 9-13, dobbiamo ridifendere. Murata all'Alabate, ma la palla resta nel campo delle ospiti che provano a riattaccare. C'è il tocco a muro e allora possiamo rigiocarla. Lo possiamo fare con l'Alabate che però si fa murare sul primo tempo. 13-10. Dieci per chi batte. Orizzonte Tremestieri, 13 per chi riceve a Camontella. Costadinova, si torna da lei, pallonetto che però non cade a terra, attenzione a questa palla, muro out, 13-11. E guardate quell'errore sul 13-8 che cosa ha comportato, il ritorno delle ospiti a meno 2. Panno, Costadinova, 14-11. La bada in battuta. L'attacco muro out, 14-12. Orizzonte in battuta. Difendiamo con la Costadinova, andiamo all'attacco con Anna Silvia Piscopo, 15-12. In battuta Margaret Altomonte. La palla resta sotto rete, non riusciamo a chiudere. Attenzione a questa palla, giochiamola. Riescono a salvarla e poi riusciamo a salvarla anche noi finalmente, riusciamo a salvare una conclusione di seconda. Si può ancora giocare e invece ancora una volta ci facciamo sorprendere da Giorgia Veniat, 15-13. Ha subito anche una botta alla mano la numero 4 nell'Orizzonte Tremestieri. Mestieri 13-15. Bisogna subito
portarsi al time out tecnico. Non chiude Adriana. Andiamo ora a muro. Va bene così, riusciamo a difendere. Ancora rigiochiamo questa palla. Andiamo da Maria Mauriello, difesa. L'attacco della Liguori, difesa anche questa. Possiamo rimetterla dentro. Murata la Liguori, che punta Montella, 16-13. Secondo time out tecnico, Montella 16, Orizzonte Tre Mestieri 13, noi andiamo in pausa. Rilassati. Tini Spa. Trattamenti viso corpo, ossigenoterapia, biolifting face, touch me mani e piedi, abbronzatura spray, in smile sbiancamento denti, nail art ricostruzione, smalto semipermanente, trucco semipermanente, make up. Rilassati. Tini Spa. Via 24 maggio, Monte Emiletto, Avellino. Info 0825 963 009. Ripartiamo, 16-13 con Adriana Costadinova in battuta, ancora non si può riprendere. La Oliva parla col secondo arbitro, adesso si può riprendere. Difesa alla Costadinova. E poi la palla out della Liguori, 17-13. Tocca! 17-13 per Montella, più 4, forza ragazze. È il momento di non abbassare la guardia. Difende la Barbagallo sulla battuta della Costadinova, poi andiamo a muro, attenzione! E qui la vedi all'ultimo Adriana Costadinova. 14-17. Per chi batte Tre Mestieri, 17 per chi riceve a Camontella, ma c'è ancora un problema di campo bagnato, allora ancora non si può riprendere. Lo si può fare in questo momento. Bisogna riprendersi subito questa palla, subito il cambio palla. La difesa della Labazza. Andiamo dalla Boccia, toccata a muro, la palla resta nel campo delle ospiti. È incredibile! È incredibile che cosa è successo. E poi c'è il punto, della Oliva, ma è incredibile la difesa di Anna Silvia Piscopo, che si è trovata praticamente il pallone sul viso. Sta trovando molti punti sull'attacco di seconda di Giorgia Veni al Tre Mestieri. E qui non riusciamo a porre un argine rispetto a questa palla. Si può riprendere. Giorgia Veni è in battuta, la tiene la Costadinova, si va dalla Mauriello, tenuta ancora dalla Venia. Attenzione all'attacco dall'altra parte, non riesce a concludere. Si va ancora dalla Mauriello, tenuta a muro. Possiamo però contrattaccare ancora con Maria Mauriello, che tenta un pallonetto. E
poi c'è il grande attacco della Venia, anzi della Oliva, 16-17. Ha ricucito lo strappo al Tremestieri, di nuovo meno uno, attenzione. Arbitro fenomeno, pensaci tu arbitro, fenomeno, fenomeno. Vai Gella! 2, 3, 4. Avenia, difesa, attenzione, possiamo solo riappoggiarla di là. Attenzione a questa palla, e l'Episcopo si fa trovare impreparata. 18 pari dovrebbe essere. A 17-17 ha ricucito lo strappo il Tremestieri. Adesso riusciamo a difendere questa palla, ma male. A 17-17 Tremestieri avanti, qui ci starebbe bene un time out, mister. E arriva il time out di Alberto Matarazzo. Noi andiamo in pausa. Maggio, Monte Miletto, Avellino. Telefono 0825 96 83 91. Finale. Rientriamo per questo rush finale del quarto set. 18 Tremestieri, 17 Montella. Montella che si è fatta incredibilmente recuperare un vantaggio che era arrivato anche a 5 punti. Avellino in battuta, Costadino va malissimo. 19-17. Per chi batte, 17 per chi riceve, ancora Venia. Difende l'abate. Andiamo da Mauria Mauriello. La rigiochiamo. La rigioca da Mauriello, palla dentro, 18-19. E almeno un metro in campo questa palla, non possono appellarsi anche a questo pallone. È un metro dentro questo pallone, 18-19. Chiamala giusta! Una volta, chiamala giusta! Era tanto dentro. Era abbondantemente dentro. Quella 18-19. Non è per il discorso di lui, non è per il compito che fa fare. Non sono sempre all'altezza. Sono cose evidenti, sono. Non sono sempre all'altezza. Barbagallo, attenzione a questo attacco, non riusciamo a difendere, 20-18. 20-18. Il
panchina alla rigori, brava la Panno, brava la Pazza, 19 a 20. Ed è il momento di Passaseo e Granese. Fuori ancora Mauriello e Altomonte. E qui sul 19 a 20 Alberto prova a sparigliare i punti di riferimento degli ospiti. Passaseo in battuta, difesa. E andiamo a murare con l'Alabate. 20 pari. 20 pari che muro l'Alabate. Ancora Passaseo in battuta, l'ha messa in campo più volte in questa partita, proprio a cominciare dal turno di battuta. Una buona battuta quella della Passaseo. Attenzione a questo attacco, out, c'è tocco però, 21 a 20. Si accusa l'Alabate del tocco, 21 a 20. La Panno difende su questa palla, poi ci arriva l'Alabate e la Granese la mette out, 22 a 20. Sei un amico, sei! 22 a 20 e Alberto è costretto a rimandare subito nuovamente in campo Altomonte e Mauriello. Tornano in panca la capitana Irene Granese e Chiara Passaseo, 22 a 20. Panno, l'Abate, 21-22, brava Ale, ci sta trascinando lei in questo terzo sei, in questo quarto parziale. H Montella in battuta 21, Orizzonte 3, Messieri 22. Maria Boccia in battuta e ancora sul nastro la battuta di Maria Boccia, 23 a 21. E questi errori non ci vorrebbero mai, figuriamoci quando si comincia a vedere lo striscione del traguardo di un parziale. Difendiamo con la Panno, la palla va da Costadinova. La mette Alessandra, ma aveva già toccato terra questa palla, arbitro indecente, era già punto in precedenza, l'abbiamo dovuto fare tre volte questo punto, era già punto in precedenza, il pallone ha toccato abbondantemente terra, solo l'arbitro non se ne è accorto. ...22 per chi batte, 23 per chi riceve. L'Abate in battuta. Andiamo raga, vostra, andiamo! Palla appunto, due set point per la Tre Messieri. ...24-22... due palle per il quinto set per l'Orizzonte delle Messieri. Non era
alta di categoria. Tenta l'attacco di seconda ma non va. La salviamo questa. E la Cossadinova viene salvata dalla Barbagallo. Attenzione. Brave ragazze, difendiamo anche questa. Attenzione, possono contrattaccare. E teniamo a muro. La palla è lì, la rigiochiamo, buttiamola giù. Forza Adriana! Difendiamo questa. Cossadinova 23-24. Resta un'altra palla set per l'orizzonte, 23-24. Andiamo, andiamo ragazzi! Andiamo con questo, vai! Dai, 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 chiudiamo con questo, andiamo! Altomonte in battuta! Difesa non impeccabile, attenzione, difendiamo su questo pallonetto. Cossadinova 24 pari e annulliamo anche il secondo set point con Adriana Cossadinova. Che cosa abbiamo, che cosa si è inventata la ragazza di Sofia. 24-24, time out, pausa per noi. Aziende Devizia. Forniamo soluzioni pratiche e innovative per imballare e spedire i vostri prodotti. Unico scatolificio nella provincia di Avellino, con esperienza ultraventennale in grado di fornire qualsiasi soluzione relativa agli imballaggi. Produciamo scatole di cartone personalizzate o neutre di qualsiasi dimensione per tutti i settori. Da noi troverete i migliori materiali per l'imballaggio. Ed inoltre noleggiamo auto gru per spostamenti, sollevamenti e montaggi da 15 a 50 tonnellate di portata. Aziende Devizia, tutta la nostra esperienza a disposizione dei clienti, con forniture e servizi puntuali ed efficienti. Aziende Devizia, Montefusco, Avellino, 0825 96 40 35, info@devizia.it. 24-24. Ancora Margaret Altomonte in battuta. Buona battuta. Grande difesa della Cossadinova. Possiamo rimetterla di là con Maria Mauriello. Difendiamo anche questa. Brave ragazze. La rimette di là l'Altomonte. E c'è il punto. C'è il punto di Pamela Salamone. Terzo set point. Pamela Salamone in battuta. Time out. Ancora pausa per noi. Edil 2E. In via nazionale. Edil 2E. Termoidraulica. Ceramiche. Rubinetteria, arredo bagno, stufe a pellet. Edil 2E, in via nazionale. Per l'orizzonte delle Messiere. Altra palla set per l'orizzonte delle Messiere, la terza. Le prime due le abbiamo annullate con Adriana Cossadinova. Pamela Salamone in battuta, difende l'Alabate,
si va dalla Costadinova che mette knockout l'avversario, knockout tecnico, KO 25-25, forza Adriana, troviamo un ace in battuta, andiamoci a prendere il primo match point. Grande difesa di Labate. E stavolta difendiamo sulla seconda. E stavolta Maria Moriello non chiude. Però possiamo rigiocarla. Maria Boccia difesa, attenzione. Incredibile, incredibile. Che cosa si è inventata la Liguori? 26-25. Tocco a muro della Mauriello, palla out, quarto set point. Giorgia Veni in battuta, quarto set point per l'Orizzonte, Tre Mestieri. In battuta Giorgia Venia. La metto giù Anna Silvia Piscopo, 26-26, gli annulliamo anche questa. Buona palla di Anna Silvia. Possiamo contrattaccare ora. Mauriello! 27-26! Match point Montella! Dopo 4 palle 7 per l'Orizzonte. Arriva la prima palla match per la Camontella. Prima palla match per la Camontella dopo 4 palle 7 per le ospiti annullate. Palle giallo-nere di Tosco Alberto Matarazzo. In battuta Anna Silvia Piscopo, si può riprendere. Difende, ancora attenzione, la difendiamo, andiamo a chiudere ora Maria Mauriello, 28-26, il match point non scappa, Montella porta a casa 3 punti, 25-23, 22-25, 25-23, 28-26, l'H Montella batte 3-1 l'Orizzonte Tre Mestieri e si porta a casa 3 punti in classifica. Importanti contro una squadra che aveva vinto al debutto e quindi è arrivata qui in Altirpinia molto molto caricata. Vi ricordo gli appuntamenti con la palla a volo per mercoledì alle 21 con tie break, gli ospiti in studio, ma vi ricordo anche domani sera martedì alle 21 Antonella Salierno e i suoi ospiti con Figli di un calcio minore. Buonanotte a tutti.